Sono qui, nello studio del noto Agostino Tassi, artista, nonché amico di mio padre. Io pensavo non provasse niente. Non ieri sera. Sto uscendo dalla mia stanza. Dirigo in bagno con la maschera. Indosso la veste di ancorata. Quando sto per aprire la porta, sento una mano, mi schiare sempre. Non mi piace, con te l'uomo di miei sogni, e soprattutto in un mondo che mi tocchi. Nello studio, ci sono tutti, e cosa? Sono presente. Prestate attenzione alle vostre dita bianche affusolate mentre tagliate il pane. Lasciatemi in pace. Non è questa l'ora della pittura. Adesso devo aiutare la signora Tuzzi a preparare i pasti. Andate a riposarvi e prenderemo le lezioni più tardi. Osservano dalla tenda spessa che separa la mia camera da quella di Agostino. Mi ricopro e scappo. Scappo dalla tenda che separa la mia camera da quella della cucina. E intanto sento delle persone che parlano. Ma ragazza, ha quasi terminato gli studi, qua. Ed io me ne sono invaghito. Signor Quadri, vorrei chiedere la sua mano al padre. Vorrei che fosse mio. Mi capite? La capisco proprio, signore. Ah, le donne, l'amore, quelle loro forme, no? Che ci fanno così tanto impazzire, non crede? Io la desidero. È questo l'amore. Beh, ma... Signore, la fanciulla, perlomeno, le ricambia per i suoi sentimenti, signore. Io la rifiuto!
Odio quel vecchio, non deve più osare toccarmi. Devo parlare con mio padre prima che possa farlo lui. Accetta i miei complimenti, le mie tenerezze, le mie carezze. Vorrei che fosse mio. Però, che bel quadro. Molti studiosi ritengono che la tela, realizzata un anno dopo lo stupro di Agostino Sassi, possa rappresentare la vendetta di Artemisia nei confronti del suo aggressore, impersonato da Oloferne. Ebbene sì, è vero. No, chi c'è? Che è parlato? No, no, ragazzi, dai. Oh, no, non mi vedi, sono proprio qui. No, no che non ti vedo. È tutto così fermo. Eppure fino a poco fa eri intenta ad ammirarmi. Io sono Artemisia Gentileschi. Guarda, questo è lui, Agostino. O meglio, la fine che avrei voluto fargli fare. Quanto avrei voluto impugnare quella spada. Ma potevo solo immaginare. E all'inizio questa impotenza mi corrodeva. Poi però ho capito che era inutile. Mi sarei soltanto abbassata a voler... non lo so, esplicare la mia volontà istintiva, proprio come aveva fatto lui. E poi, come sarei stata considerata? Ero pur sempre una donna. Così mi sono rifugiata nella mia pittura e ho creato un mondo tutto mio. Un mondo fatto di giustizia in cui Agostino Tassi riceveva la giusta punizione e io, Artemisia, la vendetta. E io cosa dovrei fare? Trova il coraggio, prima che sia troppo tardi. Che il processo ad Artemisia Gentileschi abbia inizio. Avvocato, a lei la parola. Che genere di visite erano quelle del signor Tassi? Come dire, erano intime? Il signor Tassi veniva a casa, chiedeva ad Artemisia se c'era qualcuno, lei rispondeva di no e lo faceva entrare. Ah, giustamente, diceva di no, insomma, a casa lì. Lo faceva entrare, cioè. E allora? Silenzio, non si faccia. Avvocato, questo non dimostra assolutamente niente. Avvocato, lasci in pace. Signor avvocato, mi lasci concludere. Grazie. Lei era presente durante queste visite, insomma, ci può raccontare quello che lei ha visto? Una volta è successa una cosa. Il signor Tassi era venuto a trovare Artemisia. Ed io in quell'occasione trovai il signor Tassi in camera di Artemisia. Lei era senza vestiti. Ricordo che in quell'occasione dissi ad Artemisia che suo padre non avrebbe accettato quei suoi comportamenti da mignotta donna, la donna dai facili costumi. Signor giudice, potrebbe far stare zitto il pubblico? È quello che sto cercando di fare. Vedo. Silenzio, soprattutto lei, signor Gentileschi. Signor Gentileschi, silenzio. Non si intromette. Incantato questi ragazzi. Perché?
un mio caro, caro, caro amico italiano. Spero che questa mostra vi sia piaciuta, così come inizia a piacere a me. Un'altra classe, la prossima visita. Il lavoro mi chiama, mi attende. E quindi mi tocca salutarvi. Per cui un bacio dalla vostra molto, 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 molto speciale guida. Come insisti tanto? Per Dio. Il mio nome è Nancy.